2.2 parentela. Qualcuno intende? Prego. Grazie Presidente. Allora, con il presente emendamento si provvede a modificare la copertura finanziaria del decreto in esame in modo da non far gravare l'onere del decreto sugli stessi agricoltori. In particolare, sopprimendo il comma 1, si provvede a ripristinare le misure a favore dell'agricoltura previste rispettivamente dall'articolo 5, comma 13 e 14 del decreto 91, il famoso decreto competitività. Allora, questo governo cosa fa? Fa questo decreto competitività, dà questa possibilità agli agricoltori per quanto riguarda l'IRAP, pone la questione di fiducia e poi, dopo un po' di mesi, cancella questa norma. Quindi, oltre al danno, anche la beffa, perché viene tolto questo sgravio fiscale e poi si introduce la tassa sull'IMU. Allora, tornando nello specifico sull'emendamento, parliamo dell'applicazione al 50% delle deduzioni ai fini IRAP, attualmente applicabili a quei lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori straordinari, sempre in agricoltura, che lavorano per almeno 150 giornate all'anno. E dall'articolo 1, comma 20 e 25 della legge numero 190, ovvero l'estensione della deducibilità del costo del lavoro anche ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorano per almeno... Scusi, onorevole Parentela, onorevole Rabbino, grazie. Prego. Che lavorino almeno 150 giornate all'anno. Quindi, prima si introduce questa agevolazione, poi si toglie e poi non basta... l'ennesima bastonata con l'IMU sui terreni agricoli. Ora, io mi chiedo con quale coraggio si va a parlare nell'Expo, a parte che ancora non abbiamo visto il ministro dell'Expo Martina qui in aula, e questo è davvero grave, Presidente. Scusi, onorevole Parentela, onorevole Palese, non ci si metta anche lei, gentilmente. Prego. L'abbiamo chiesto ieri e non è venuto, oggi non è ancora in aula e questo è gravissimo. Proprio questo governo, questo ministro, che sta facendo di tutto per rovinare appunto il settore primario di questo paese. Io voglio ricordare con quale coraggio ci presentiamo all'Expo proprio quando andiamo a tassare la terra, andiamo a tassare chi produce il cibo, chi nutre il paese. E inoltre vorrei ricordare con quale faccia ci presentiamo all'Expo parlando di tutela di Made in Italy quando ancora questo governo non ha risolto il problema dell'etichettatura. Addirittura questo governo è stato capace di non reintrodurre l'obbligo in etichetta per lo stabilimento di produzione e abbiamo il coraggio di parlare all'Expo di tutela del Made in Italy. Poi un'altra cosa, sempre nello stesso governo va a depenalizzare, invece di lottare contro la contraffazione agroalimentare, va a depenalizzare i seguenti reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, commercio di sostanze alimentari nocive, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agricoli. Stiamo facendo di tutto per rovinare il settore primario di questo paese. Dovete solamente vergognarvi. Grazie.